Spesso mi chiedete qual è il tuo film preferito di Paolo Villaggio? Beh, tutti, io direi. Ma se devo proprio scegliere, Il bel paese, 1977. A me mi piace la libertà. Infatti sono stato io che ho scelto di venire a lavorare qui. Così almeno la sera, se voglio, posso andare dove cavolo mi pare. Ma... E qui abbiamo una delle protagoniste. Proprio a Santa Maria della Visitazione fu girato questo film con la regia di... Luciano Salce, grandissimo, che ha già lavorato con Paolo Villaggio, proprio per il principio di una saga che verrà poi continuata da Neri Parenti, Fantozzi. E come Fantozzi anche Il bel paese è un film duro, un film cinico, una critica spietata verso un'Italia che ha preferito ridere piuttosto che capire. Merdacce! E non c'è niente da ridere. È proprio qui che Paolo Villaggio si fermava con la macchina, parlava col vigile e poco dopo c'era il corteo delle femministe. Ma è strano che uno così attento ai dettagli come me, poi su Paolo Villaggio, non se ne sia mai accorto. Quando poi passeggio qui tutti i giorni, è il quartiere in cui alloggio. Tra l'altro Paolo Villaggio non era assolutamente solo in questo film, era un cast molto ricco e c'erano addirittura Anna Mazzamauro. Ma tu sei una merdaccia schifosa. Ecco, mi ha riconosciuto. E Massimo Boldi. Si chiama Victor, ed è anche un cabarettista comico. Tra l'altro nel film c'è anche Silvia Dionisio, bellissima, che fa la parte di una femminista che segue Paolo Villaggio proprio qui, in via dei Crispolti. Tra i vari attori che appaiono nel bel paese, si vociferava fino a un po' di tempo fa che ci fosse Aldo Baglio. Ecco qua. Ma come? Effettivamente l'attore che interpreta il panettiere assomiglia ad Aldo Baglio, potrebbe essere. Effettivamente l'attore che interpreta il giovane panettiere potrebbe sembrare un giovane Aldo Baglio, ma non è lui. Andate a fare il culo, eh. Effettivamente l'attore che interpreta il giovane panettiere potrebbe sembrare un giovane Aldo Baglio, ma non è così. Ci cascai anch'io. Dice, come lo sai? Wikipedia? No. Ho chiesto al diretto interessato. Non ci posso credere! Ma possiamo sfatare questa cosa? Non sei tu nel bel paese del 77 il panettiere? Che dicono tutti è Aldo Baglio da... Ah, sì! Quella roba lì me l'hanno già detto. Non sono io. Oh, finalmente. Non so per quale motivo... Che io l'ho detto. Ma detto non mi assomiglia neanche. Almeno qualcuno si è detto assomigliato. Va bene, grazie Aldo. Sfato. Per non parlare di Ottaviano Dell'Acqua. Ottaviano Dell'Acqua ha fatto con Paolo Villaggio Il bel paese in una scena con Anna Mazzamauro del 77. Siccome lei si allenava all'Italia che poi è diventata oggi, aveva assunto un borseggiatore che puntualmente la borseggiava e lei sapeva, era abituata. Villaggio non lo sapeva e prova ad aggredirlo prendendole da Ottaviano. Ci vediamo al prossimo video, vi saluto e vi consiglio un'altra volta di guardarvi assolutamente Il bel paese. Chiedimi se sono felice. No. Non dà la mano. Ah, non dà la mano. Beh, però ti ho detto merdaccia schifosa. Così è la vita.